Buongiorno, dobbiamo andare a fare delle cose fuori, quindi vi porto con me, ma prima ci fermiamo da Tim Horton a far colazione, anche se è tardi, fa niente, ho voglia di Tim Horton. Quindi adesso andiamo. Totale $4. Ok, amici, ho fatto quello che dovevo fare. Appena arrivo a casa vi faccio vedere cosa ho comprato, perché sono uscita questa mattina. C'è un vento bello potente. Adesso devo andare a controllare una cosa da Best Buy e poi posso finalmente tornarmi a casa, perché oggi non è una bella giornata per uscire. Per questa mattina abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, stati molto efficienti. Adesso possiamo tornare a casa e preparare il pranzo. Andiamo. Ok, siamo rientrati. Prepariamo il pranzo. Cosa ci facciamo? La pasta con le zucchine. Acqua. C'è la pasta. E ora, intanto che aspettiamo questi 10 minuti che la pasta cuocia, prepariamo il caffè. Parte fondamentale. Abbiamo la nostra moka che viene direttamente dall'Italia. Cosa fai? Per fare il caffè, riempiamo la moka di acqua. Ok, l'abbiamo riempita. Adesso ci assicuriamo che non ci sia troppa acqua. Perfetto. Ora prendiamo il caffè. Perfetto. E poi chiudiamo la nostra moka che è pronta per essere messa sul fuoco quando finiamo di pranzare. Questa è stata la spiegazione di come preparare il caffè in una moka che però nessuno ha richiesto. Ve l'ho fatto così perché volevo. Adesso, intanto che dobbiamo aspettare ancora 8 minuti e 40 secondi, faccio vedere cosa ho comprato. Ok, allora, per un totale di $32,17 canadesi, che equivalgono a €21,99, ho preso 18 paia di calzini. Io non compro mai calzini, mai. E gli unici calzini che ho sono tutti neri, esclusivamente neri. Ho voluto fare una follia, proprio oggi follia, la giornata delle follie, e ho preso dei calzini più o meno colorati, non più tutti neri, a parte due paia. E ho preso questo pack, che ci sono due calzini neri, due bianchi e due grigi. Poi ho preso questo pack di calzini colorati, dove ce ne sono uno grigio, verde, bianco, crema e due rosa. Questo è più salmone, questo è rosa. E poi follia delle follie, calzini colorati. Questi bei 6 paia di calzini super colorati. E questo è il mio acquisto di oggi. We can put in the same bag. Yeah, because it's the same price. If it's a different price, it's got to be different bags. But see, it's the same. Okay, two? Yes.
Phone. Oh, hi. Filming. Okay, this goes into deleted. No, I'm just joking. Okay. Hey, guys. I'm in Toronto. Come with me while I get ready. First, I like to get my green matcha latte. And then I do gay shit. Thank you. Okay, so that was a vlog. Oh, we dropped something. I don't know why I'm in Texas, but that, you know, it happens. Okay, can you guys scooch even further left? Can you guys even further right? Okay, so what we're gonna do now is we're gonna do a wall of death. And that sounds fucking extreme. And it isn't. But what we're gonna do is I'm gonna come down there. I'm gonna go all the way there. And when the chorus drops, we're gonna dance and run into each other. So you guys stay left, you guys stay right. Okay, stay in your position. Parla Londri, ma non una, ben due. Una è già nell'asciugatrice, l'altra sta ancora lavando. E l'ho messa dopo, ho dovuto fare due viaggi. Niente, adesso attendiamo. Quasi finita anche l'altra, 4 minuti. Qua ancora 11 minuti di asciugatrice. E poi vediamo, speriamo siamo pronti così almeno faccio un viaggio. Oggi lavanderia vuota. Proprio nessuno, sono l'unica che sta lavando. Sono le 3:20 del pomeriggio. Mi auguro che per le 4 abbia finito tutto. Stiamo andando a vedere i Cherry Blossom a High Park. È un parco rinominato qui a Toronto e ci sono tante piante di ciliegi in fiore perché è primavera. E quindi andiamo a vederli anche noi. So if I cover my tree with a lot of branches, I'm going to get an appearance like this one. I am not trying to get an appearance like this one. I'm trying to get an appearance of something soft, something blended, something harmonious. And I simply flick my brush. I'm not putting any pressure, no pressure. Just really quickly. Sono rientrata. C'era parecchia gente a High Park. Erano tutti lì a vedere i Cherry Blossom.
Sono molto contenta che finalmente quest'anno sono riuscita a vederli, perché l'anno scorso non ce l'avevo fatta. E quindi niente, per oggi le nostre avventure si concludono. Vediamo cosa combineremo domani. Stiamo andando a provare la pizza da Tim Horton. Peperone, la normale. Siamo arrivati da Tim Horton. Allora, una peperoni e bacon l'altra everything. È bacon everything. Ok. Okay. Quanto ci metterà di monofarla? Sì, sì. 10 tutti. 10 tutti. So they can't. Peperoni. Un odore immaginabile. Questa è bacon everything. Poi c'è della maionese. Perfetto. Hanno un odore terribile. Fai di pizza pizza. Sembra panna. Mi aspettavo molto peggio. Però non mettono mozzarella. Questa è panna. Questa non mozzarella, dovrebbe essere mozzarella. Che bello, signora. È stata inquadrata la signora. Sembra anche pizza hut questa. Quindi conclusioni, se volete una pizza fast potete provarla, se non la volete non provatela. Iscrivetevi per ricevere altri bei video sulle cose buone che ci sono in Canada, tipo Tim Horton Pizza, un video esclusivo questo. Quindi iscrivetevi e mettete un like e ci vediamo al prossimo video.